uno strumento che possa essere sfruttato con grande efficienza. Grazie, onorevole Valls. Onorevole Gualtieri, 1 minuto e mezzo, prego. Anche se presto, come è stato detto, per un giudizio conclusivo, è difficile sottrarsi all'impressione che questo semestre stia producendo un coordinamento debole e una legittimità democratica inadeguata. E le due cose sono collegate tra loro perché senza piena legittimazione democratica il semestre rischia di essere più un esercizio burocratico che un coordinamento sostanziale. Questo limite rimanda certo al nodo cruciale delle competenze dell'Unione, delle prerogative del Parlamento, che dovrebbe costituire il vero cuore di una riforma dei trattati altrimenti inutile o dannosa. Ma questo limite evidenzia anche un problema di volontà politica effettiva di utilizzare da subito tutti gli strumenti offerti dal trattato per rafforzare il coordinamento e per attribuire un ruolo maggiore al Parlamento europeo. C'è poi un problema di contenuti. La lettura delle raccomandazioni del Consiglio mostra un evidente limite della linea di politica economica che li ha ispirati. Riduzione del deficit, sviluppo del mercato interno sono condizioni necessarie ma non sufficienti per contrastare la crisi e senza un grande piano di investimenti rischiano di innescare un circolo vizioso che ci può portare al collasso. È bene quindi che la linea politica del semestre sia oggetto di un vero dibattito politico che non può che svolgersi nella dialettica tra Parlamento europeo e Consiglio europeo. Monsieur Galtieri, la parola è a Monsieur Haglund per 1 minuto 30. La parola all'onorevole Haglund. Grazie Presidente. Se si parla con i cittadini, molto spesso viene chiesto perché si parla.